Eli ha confessato di avere un debole per Silvia, mentre secondo alcuni inquilini Francesco fingerebbe con la Saleni. Nuovo appuntamento con le news del Grande Fratello VIP, il reality condotto da Ilary Blasi, in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novità che ci arrivano dalla casa si soffermano su Elia Fongaro e Francesco Monte. Se l'ex velino di Striscia la Notizia ha rivelato di avere un debole per una delle gemelle Provvedi, Monte è al centro dei pettegolezzi degli inquilini per il suo flirt con Giulia Saleni. Elia ha un debole per Silvia. Elia Fongaro è uno dei protagonisti della terza edizione del Grande Fratello VIP, iniziata lunedì 24 settembre. L'ex velino di Striscia la Notizia sta facendo parlare di sé per delle rivelazioni fatte a Maurizio Battista. Il modello, infatti, ha affermato di trovare molto interessante Silvia Provvedi. Il giovane sarebbe stato molto colpito dal carattere forte dell'ex di Fabrizio Corona, nonostante vivano in zone separate nella casa più spiata d'Italia. Se la gemella di Silvia vive nella grotta in compagnia di altri concorrenti, l'altro si trova nella zona dotata di ogni comfort. Ieri sera il Grande Fratello VIP ha concesso ai due gruppi di consumare una cena insieme, dove il comico non ha potuto fare a meno di notare un certo feeling tra il velino e la Provvedi. Inoltre Battista ha affermato che Silvia proverebbe lo stesso interesse per lui. Infine il comico ha fatto delle dichiarazioni sulla presunta simpatia nata tra Giulia Saleni e Francesco Monte. News Grande Fratello VIP, Maurizio Battisti non crede al flirt tra Francesco e Giulia. Maurizio Battisti e Enrico Silvestrin hanno espresso la loro opinione sul presunto flirt tra Giulia e Monte. Secondo il comico e il presentatore radiofonico, Francesco Monte avrebbe intenzione di crearsi una falsa storia all'interno del reality show. L'ex reduce dell'Isola dei Famosi, infatti, ha messo gli occhi su Giulia Saleni sicuro di essere ricambiato. A proposito, gli altri compagni di avventura hanno consigliato all'effervescente modella di non farsi coinvolgere in una situazione solo per visibilità. Inoltre Silvestrin crede che la produzione abbia arruolato Francesco per creare un nuovo gossip dopo essere diventato popolare per essere stato lasciato davanti a tutta Italia da Cecilia Rodriguez, ora felicemente fidanzata con Ignazio Moser. Dal parere opposto, Lisa Fusco che ha rivelato di non credere nella malafede di Monte. Non ci resta quindi che attendere lunedì 3 ottobre per vedere cosa accadrà nella seconda puntata del Grande Fratello VIP.